Siria, Iraq, Libia. Migliaia di clandestini che ogni giorno sbarcano in Italia per fuggire dalla... La Croce Rossa è già preallertata, pronta ad intervenire con i propri operatori per l'accoglienza dei migranti. Un barcone con a bordo circa 900 immigrati sarebbero morti in mare durante la traversata tra la Libia e le coste italiane. E adesso andiamo a Lampedusa, dove continua a salire il numero dei corpi recuperati. Sono finite le operazioni dei sommozzatori intorno al relitto, le ricerche proseguiranno. Io ho 18 anni. Mi chiamo Omar Giane, 17 anni. Io mi chiamo Seco AK, 18 anni. Io mi chiamo Giallo Alfa Aman, 23 anni. Io mi chiamo Ibrahima, 16 anni. Io vengo dal Gambia, diciamo Farfene, villaggio grande vicino a Messina. La mia famiglia con il nostro mamma, fratello più grande di me, anche sorella. Andare a giocare a calcio, quando venire a scuola andare a giocare a calcio. My name is Sani, I'm 16 years old. My father is Ghana, he's a big city. Can you talk me about your family? Yes, my family, my father is a teacher and then my mom is not working. My sisters are getting married and my brothers who are there, some are working, some are not working. How did you spend your day there in your country? Yeah, in the morning I go to school around 8, go to school 8, we come home at 1:30. After 1:30, we get lunch, after lunch I go football with my friends. Mia famiglia, noi siamo 5 persone. Io con i miei 3 fratelli e mia padre. Mia madre è morta nel 2011, per ora non c'è più. Solo siamo 4 persone. Come passavi la giornata lì? La giornata di là io ho fatto scuola fino a 10 anni che non hanno mai soldi per far continuare scuola e così questo problema. Il mio viaggio io comincio da Senegal, Mali, Burkina, Nigeria e Agadez, Libia. Prima io andare con l'autobus lasciare il mio Niger, poi Niger, Libia. Libia, io restare in Niger una settimana, in Niger, il posto di passare su, io restare una settimana, poi andare in Libia, restare Saba, restare lì due settimane, poi I came from Gambia and my dream is Italy. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.